buono, facile e veloce. Ben ritrovati, eccomi ancora una volta insieme a voi per preparare delle ricette buone, facili e veloci. E quella che vi presento oggi è quanto mai velocissima. Prepareremo infatti degli spiedini di mare a base di gamberi e calamari e li prepareremo in due versioni, gratinati e marinati, a voi poi la scelta. Vediamo quali sono quindi gli ingredienti che ci occorrono oltre ai gamberi e ai calamari. Avremo bisogno di capperi già dissalati, prezzemolo, rosmarino, pepe, sale, olio, del pan grattato, aglio e del limone. E iniziamo subito la preparazione dei nostri molluschi e crostacei. Allora, togliamo la testa e la coda, quindi apriamo il carapace, eccolo qui. Poi, con l'aiuto di uno stuzzicadenti, tiriamo fuori il filetto nero, eccolo qui, se ne viene facilmente. Ancora, eccolo qui, ed è perfettamente pulito. E passiamo alla pulizia dei calamari. Allora, innanzitutto con un colpo secco stacchiamo i tentacoli dal corpo, quindi asportiamo l'interiora. Passiamo a pulire la testa del calamaro. Eliminiamo il beccuccio centrale. E poi eliminiamo gli occhi aiutandoci con delle forbici. A questo punto, dall'interno della sacca, dobbiamo estrarre la penna di cartilagine trasparente. Poi eliminiamo la pelle che ricopre il corpo. Vedete, viene via molto facilmente. Quindi sciacquiamo tutto bene sotto l'acqua corrente. Terminata la pulizia, andiamo a preparare tutti gli altri ingredienti. Eccoci pronti per iniziare la preparazione degli spiedini. Per cui prendiamo i nostri calamari e li riduciamo ad anelli di una dimensione piuttosto regolare. Adesso andiamo a formare gli spiedini con uno spiedo di legno oppure quelli di metallo, come preferite. Andiamo ad alternare sullo spiedino calamari e gamberi, ovviamente utilizzando anche i tentacoli del calamaro. Ecco qua, pronto il primo spiedino e proseguiamo allo stesso modo a realizzare anche il secondo spiedino, alternando sempre calamari e gamberi. Concludiamo con il ciuffetto di tentacoli, pronto anche il secondo spiedino. Questi primi tre spiedini sono pronti e li adagiamo in una pirofila e andiamo a preparare la marinata. Prendiamo il succo di un limone, poi tritiamo piuttosto finemente uno spicchio d'aglio, dei capperi dissalati e un ciuffetto di prezzemolo.
Ora trasferiamo questo trito in una ciotola. Ecco qui. E andiamo ad unire il succo del limone. Un filo d'olio. Un pizzico di sale e del pepe. Emulsioniamo. E versiamo sui nostri spiedini di calamari, che lasceremo adagiati in questa marinata in maniera che si insaporiscano. Rigirandoli di tanto in tanto perché si insaporiscano bene da ogni parte. Allo stesso modo prepariamo gli spiedini per la nostra seconda versione, quella gratinata. L'Unione fa Terra Orti. Nel cuore della Piana del Sele, da sempre aziende agricole mettono passione e dedizione per offrire il meglio della loro splendida terra. Dalla loro associazione nasce Terra Orti, organizzazione di produttori in grado di fornire prodotti ortofrutticoli di altissima qualità durante tutto l'anno, coniugando tradizione e modernità, passione e qualità. Dal cuore della Piana del Sele, il meglio dell'ortofrutta italiana. Garantita Terra Orti. Questi altri spiedini li prepareremo gratinati. Vediamo come. Ora tritiamo uno spicchio d'aglio insieme a qualche aghetto di rosmarino. Ora in un largo piatto mettiamo del pan grattato, aggiungiamo il nostro trito aromatico, così, quindi un pizzico di sale e dell'olio extravergine d'oliva. Andiamo a mescolare con una forchetta. Praticamente andiamo a creare una panatura nella quale rotoliamo i nostri spiedini e ci regoliamo via via se è necessario aggiungere dell'altro olio, che deve essere, vedete, abbastanza sbriciolosa. Ok, quindi in questo composto, in questa panatura, andiamo a passare i nostri spiedini, cercando di farla aderire per bene. Anche negli interstizi tra un gambero e un calamaro cerchiamo chiaramente di far aderire bene la panatura. E così di seguito. Chiaramente chi non ama il gusto deciso del rosmarino potrà farne a meno oppure sostituirlo con un'altra erba aromatica. Andrà bene anche del prezzemolo. E adesso possiamo procedere alla cottura degli spiedini marinati e di quelli gratinati sulla griglia oppure, come farò io adesso, in forno, entrambi a 180 gradi per circa 15 minuti, facendo attenzione a rigirarli a metà cottura. Stessa modalità di cottura anche per gli spiedini marinati, che abbiamo tolto dal liquido di marinatura e posto sulla carta da forno. 180 gradi, modalità grill per circa 15 minuti. Prima di servire gli spiedini marinati, li spennelliamo con un po' del liquido di marinatura. È
Ed ecco pronti gli spiedini di calamari e gamberi, nella versione marinata e nella versione gratinata, per un secondo piatto buono, facile e veloce. Appuntamento alla prossima ricetta!